fiera dell'est per due soldi. La fiera di San Bartolomeo anche quest'anno è stata fedele a se stessa e con le caratteristiche tipiche di questa tipologia di manifestazione. Tre giorni con oltre 200 espositori appartenenti alle più svariate tipologie merceologiche a disposizione di turisti e fanesi che hanno riempito i viali della Sassonia con i soliti mal di pancia ormai cronici dei gestori degli alberghi e per la gioia dei grandi con i tipici acquisti che si fanno in queste occasioni e quella dei più piccoli per dolci e giocato. Ma sono le cipolle e l'aglio le vere star dell'evento sin dal Medioevo, periodo in cui fu creata la fiera della durata di 15 giorni, all'epoca gli albergatori non esistevano ancora e che occupavano gran parte dei banchi, oggi ridotti a malapena a 3, ma la loro presenza rappresenta il contatto, il connubio col passato. L'aglio di Sulmona, che l'aglio sì, è buono che quello di Cannara, okay, togliere tanto a quelli di Cannara. Però l'aglio di Sulmona è molto molto pregiato perché è un aglio saporito, delicato e non ritorna su, infatti se lei ci fa caso non fa odore di aglio. Le cipolle rimangono legate fedelmente alla fiera di San Bartolomeo, mentre le novità cambiano di edizione in edizione. Quest'anno sono sparite le scope miracolose dalle prestazioni esaltanti per essere sostituite da un marsupio magico, una via di mezzo tra Eta Beta e Mary Poppins che a dispetto delle sue mini dimensioni può ospitare anche un'edizione tascabile della Trecani. Si chiama marsupio magico proprio per questo motivo, se no si chiamava marsupio e basta. Il borsello lo metto qua, il telefonino, quello della mamma, quello della nonna, quello della zia, quello della cugina, quello della vicina, perché lui all'occorrenza ci permetterà di trasportare il tanto e il poco. Signori, regolatelo tutto, lo appoggiate sulla spalla, pedalando in bicicletta non si muove, non si sposta. È la novità della fiera ed è stato un successo. Anche il fantascientifico mini tritatutto a multilame rotanti, utilizzabile dalle carote al marmo di Carrara, di cui ogni cucina fanese ormai è dotata, è stato sostituito da uno spremitutto che utilizza la sola energia umana, ma che regalerà infinite soddisfazioni ai masterchef casalinghi. Anche chi ha problemi di capigliatura ha trovato l'articolo novità con una collana multiuso che all'occorrenza diventa una fascia per capelli o uno scaldacollo. Ovviamente in tutto questo non possono mancare i sempreverdi, il croccante di mandorle o nocciole che sia, un pezzetto alla fiera o lo mangi o lo porti via. Ora, archiviata questa edizione, l'assessore di competenza Lucarelli, raggiunto telefonicamente, ha sottolineato la soddisfazione per questa edizione e pensando alla prossima annuncia la volontà di aggiornarne la forma ed i contenuti in continuità con quanto iniziato da chi lo ha preceduto nel suo ruolo, ovvero sia l'assessore Carla Cecchettelli.